Buongiorno, sono Sergio Curicelli, responsabile comunicazione di Viticino. E Viticino è presente al Salone del Mobile, all'interno ospite dello stand di Chateau d'Arx nella casa Eco-Friendly. La collaborazione con Chateau d'Arx consente ai visitatori del salone interessati alla domotica di verificare con mano l'applicazione di alcune soluzioni di domotica applicate in un ambiente domestico, e quindi le applicazioni che è possibile realizzare sono di automazioni luci, accensione luce, accensione tapparelle, visualizzazione anche per esempio le immagini delle telecamere dell'abitazione. Ad esempio qui andiamo a controllare ad esempio la telecamera del posto esterno di citofonico, che è appunto applicato all'esterno della fiera. C'è un'altra telecamera che è posizionata in soggiorno, che è questa che ci riprende in questo momento. Dopodiché ci sono altre applicazioni di scenari, funzioni, scenari che appunto con questo dispositivo che è il My Home Screen 10 possono essere anche personalizzati in funzione della persona che andrà ad utilizzare, il papà può avere dei scenari personalizzati, la mamma degli altri e così via. La navigazione è possibile farla per ambienti, come ad esempio la cucina, in cui è possibile verificare lo stato della temperatura, eventualmente modificare la temperatura di più o meno 3 gradi nell'abitazione, piuttosto che è possibile andare a comandare e gestire la diffusione sonora, piuttosto che le luci con accensioni, spegnimenti e così via. Quindi una casa realmente a portata di mano e a portata di gestione. È possibile controllare e gestire sia da touchscreen, da comandi a muro, o anche da dispositivi come iPhone, iPad, smartphone, ambiente Android tramite delle app dedicate. Una casa domotica è anche controllabile e gestibile a distanza tramite il servizio My Home Web e una connessione estremamente sicura garantita da Viticino attraverso la fornitura al cliente di login e password e una trasmissione delle comunicazioni da e per la casa assolutamente sicura e a livello certificato come protocolli utilizzati dall'home banking e cose analoghe. Questo ambito qui del Salone del Mobile è importante perché inaugura appunto questa collaborazione, questo inizio di collaborazione tra due aziende leader come Viticino e Chateau d'Arx, che nei prossimi mesi si svilupperà anche con la presenza di un'infrastruttura domotica in alcuni showroom di Chateau d'Arx che saranno equipaggiati appunto con la domotica, e quindi questa comunione, diciamo così, di intenti tra produttori di mobili, leader interessato quindi anche a fornire una progettazione evoluta della casa, quindi non solo fornitura dei mobili, del progetto dei mobili, ma anche andare oltre, quindi andare anche nella fase di consulenza e di prescrizione così di un impianto elettrico evoluto, e di Viticino che ovviamente è leader di mercato assoluto in Italia nella domotica, l'interlocutore che è stato scelto da Chateau d'Arx per portare avanti questo discorso, che vuole portare ai clienti anche un discorso di consulenza, come dicevo, non solo diciamo così, progettuale architettonica, ma anche impiantistica, che verrà appunto portata avanti anche tramite ovviamente le partnership con i nostri installatori partner, in particolare gli installatori Alto Automation, che saranno poi gli installatori che saranno presi in considerazione per sviluppare progetti su misura di impianto per i clienti che vorranno decidere di inserire la domotica nei loro progetti, nella loro abitazione. Sono Giuseppe Dell'Orto, l'architetto che ha diretto la costruzione di questo stand. Io avevo coinvolto una serie di aziende nel settore del mobile, la Viticino per quanto riguarda la parte domotica, e quindi abbiamo ricostruito l'idea di una casa provvisoria in cui troviamo appunto l'arredo,
e la tecnologia, questa commistione, questa sinergia tra questi due mondi. Questa idea nasce da uno showroom che già con BTC abbiamo costruito un anno fa, è stata un'evoluzione di questo showroom stabile e l'abbiamo presentata in fiera per presentarlo al mondo interno.